Eccoci ad un altro video di Business Mistico, perché il video di oggi è dedicato a quanto ho guadagnato quest'anno nel 2023, quindi a dire la verità siamo nel 2024, quindi l'anno scorso nel 2023 come mio secondo anno di attività nel business da imprenditrice mistica in regime forfettario, con partita IVA, come ditta individuale. Per cui andiamo a vedere un po' quali sono gli obiettivi che ho raggiunto, se ho raggiunto quelli che mi ero prefissata l'anno scorso, perché dovete sapere che questo video l'ho fatto l'anno scorso per il motivo che era il mio primissimo anno e vedevo online tanti video di questo genere, che ognuno, ogni YouTuber alla fine dell'anno fa un po' questo recap anche di quanto ho guadagnato, soprattutto chi è un po' più nell'ambito business, ma non trovavo mai nulla per quanto riguardava chi invece aveva appena iniziato, chi era agli inizi. E quindi ho detto, sapete cosa? Lo faccio io. Quindi qua assolutamente lo puoi trovare, puoi andarti a rivedere quel video che è qui e andare così a vedere un attimo com'è stato il mio anno l'anno scorso, nel 2022, che è stato il mio primo anno di business, e invece andiamo a vedere questo che è stato il mio secondo anno, il 2023, e posso dirti che è stato un cambio nettissimo. È stato proprio un cambio totale perché sono riuscita a incrementare le cose, a sistemare, a ottimizzare il tutto, a proprio fare un certo tipo di lavoro molto strategico, così che da arrivare a quintuplicare, non sto scherzando, quintuplicare il margine di profitto e finalmente non arrivare a fine anno con, oh cavolo, non mi è rimasto niente. Ecco, questo sarà un video molto molto utile se anche voi siete qua, avete appena iniziato, siete dei piccoli imprenditori, eccetera, eccetera, soprattutto nell'ambito della spiritualità. Perché tante volte c'è ancora questo tabù di dire, ah, spirituale non può ricevere soldi. No, non è etico se riceve soldi. E invece non ha senso di esistere questo discorso, ma non andrò ad approfondire questo argomento qui. Per quello c'è la mia masterclass gratuita che andrò proprio a parlare di questi argomenti. Money Mindset usando l'astrologia il 18 di gennaio, quindi qua sotto ti potrai iscrivere, che sei già partita, se stai vedendo in ritardo ci sarà la registrazione per una settimana, quindi non ti preoccupare. Detto questo, andiamo subito a vedere. Io starò qua al computer che leggerò e ti metterò qua di fianco quali sono gli obiettivi che hai raggiunto. Troverai tutto scritto qui. Andiamo subito, subito a vedere perché, come ti dicevo, il 2023 è stato wow, wow, proprio wow. Iniziamo dalla prima parte di questo video che sarà andare a vedere se gli obiettivi che mi ero prefissata l'anno scorso, sia a livello di business che a livello personale, sono riuscita dopodiché a farli nel 2023. Quindi andiamo a leggere cosa mi ero messa come obiettivi di business. Quindi gli obiettivi del 2023 per il mio business, quindi che è Rising Wild, mi ero messa, punto numero uno, iniziare a monetizzare YouTube, questo canale. E devo dire di avercela fatta questa, ce l'ho fatta perché, come vi dicevo l'anno scorso, la mia strategia è stata quella di essere costante. Quindi nel 2022 mi ero impegnata e mi ero messa lì a dire, ok, mi impegno con YouTube che richiede tempo, richiede lavoro, richiede tanto, tanto lavoro, un video alla settimana. Mi ero detta questo, rimango lì così e continuo, sono costante, vado avanti, un video alla settimana lo faccio e lo metto lì. E così questo mi ha fatto arrivare a finalmente verso fine febbraio, inizio marzo del 2023 ad avere la monetizzazione, ad avere la possibilità di poter monetizzare i video, quindi di avere un'entrata passiva poco per volta. E questo era uno dei miei grandi obiettivi, uno dei miei grandi traguardi che ho sempre voluto avere, ottenere, ma non ci ero mai riuscita. Io ho detto, ok, con costanza, adesso mi ci metto lì con una strategia semplice ma fattibile per me, per i miei tempi, per tutto. E quindi sono molto felice di essere arrivata lì e so che qui stiamo, quando si parla di YouTube, dovete pensare che si tratta di un tipo, di una piattaforma social, di un motore di ricerca che lavora con la costanza a lungo termine. YouTube è un po' il maratoneta dei social media, no? E quindi è un qualcosa che è fattibile per chi ama portare avanti un qualcosa costante nel tempo, per avere un'entrata anche lì passiva, che arriverà, ma arriverà dopo anni di lavoro, dopo anni di costanza, anni di essere lì per la maggior parte, perché tante volte è vero, ci sono anche quei personaggi tipo Luis, tipo Progetto Happiness, che fanno dei video molto specifici, vanno a lavorare in una nicchia bella specifica e vanno virali. Tutti i video vanno virali, comunque hanno molto successo, quindi possono anche ottimizzare e monetizzare già da subito. Ma questo non era il mio caso, non era il mio ambito, non era neanche il mio obiettivo, il mio traguardo, perché parlo di argomenti diversi. E quindi c'è anche da valutare tante cose. Per me questo era un obiettivo estremamente importante, di una grandissima priorità.
E quindi sono molto felice di finalmente essere riuscita a ottenere la monetizzazione dopo la costanza, l'impegno e tutto questo. E prima che qua uno dica adesso farei un sacco di soldi con YouTube, eccetera, di qua e di là, posso dirvi che il sacco di soldi che ho fatto, di cui sono molto felice e sono molto fiera, quest'anno nel 2023, da appunto vi dicevo inizio marzo, sono stati 300 euro. Quindi potete proprio capire come per questo che vi dico, che è un qualcosa che si ottiene con la costanza e nel tempo e non è per tutti. Obiettivo numero due che mi ero messa, sempre per quanto riguarda YouTube, era passare da 4 a 6 video al mese nel 2023. Posso dire di non averlo assolutamente raggiunto, non l'ho fatto, non sono riuscita con l'insieme di tutte le altre cose da fare e quindi sono rimasta a 4 video alla settimana. Questo obiettivo vi anticipo già che, come dire, sarà per quest'anno, per il 2024 vorrei riuscire a integrare invece che 6 video al mese, 2 alla settimana, 2 video alla settimana, quindi 8 al mese. Vediamo, devo ancora strutturare bene l'anno, ma questo è un qualcosa che vorrei fare. Magari non dai primi mesi, ma dalla seconda metà del 2024 potrei riuscire a integrare questa cosa. Punto numero 3, sempre per quanto riguarda YouTube, mi ero segnata come obiettivo di arrivare ai 7.000 iscritti al canale. In realtà non ci siamo ancora, anche qua non ci sono arrivata, sono sui 5.000, ma come dire, sorpassare la soglia dei 5.000 per me è stato qualcosa di cavolo. Siamo in 5.000 anime, in 5.000 persone qui. E io parto da un canale in cui il pubblico era prevalentemente anglofono perché parlavo in inglese. L'inizio del mio canale, se voi andate a vedere i primi video, è la piccola Kate che parlava in inglese perché amava il mondo degli YouTubers americano, ma soprattutto inglese, British, no? E quindi io mi ero un po' messa lì, ma non sapevo quello che stavo facendo, stavo provando, vedevo un po' tante le cose. Quindi vedere adesso che siamo arrivati, cavolo, siamo a 5.000, anzi un po' più di 5.000 persone qui. Cioè, per me questo davvero grazie tante, tante è uno dei traguardi più belli, perché sapere che posso parlare, posso aiutarvi nel vostro percorso, nell'ispirarvi anche in quello che poi dopo potete davvero realizzare, per me è qualcosa di davvero favoloso, quindi ne sono estremamente grata. Passiamo ora al mio quarto obiettivo, che invece era dedicato a Instagram e desideravo crescere fino a 25.000, avevo messo anche 50.000 followers nell'anno. Devo dire anche questo di non averlo raggiunto, ma era un obiettivo che mi ero messo così, un tanto al metro, sì, tanto per, ma non c'era una motivazione dietro, non c'era un motivo, perché comunque sono felice di come ho lavorato su Instagram, che ho lavorato a coltivare la community, a coltivare qualità invece che quantità. E quindi questa cosa adesso, l'obiettivo per il 2024 sarà un attimino diverso. Obiettivo numero 5 era invece dedicato alla mailing list e quindi a crescere la mia lista fino ad arrivare a 5.000 iscritti e questo devo dire di esserci riuscita, quindi siamo a più di 5.000 iscritti alla newsletter di Rising Wild e anche su questo sono molto molto felice perché lì dentro trovate un po' tutto dietro le quinte, le moons letter, quindi le newsletter dedicate alle lune mensili ogni mese, c'è il bollettino mistico, insomma lì dentro è il primo punto in cui potete avere accesso al mondo, al mio mondo, quindi di questo sono molto 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 felice. Punto numero 6 che mi ero messa a gennaio del 2023 era 50 iscritti ai percorsi iTicket nel corso dell'anno. Adesso che ho riletto questo obiettivo, ho riso un sacco, perché per la mia testa all'epoca i percorsi iTicket erano quelli un pochino più altini e quindi non avevo idea di cosa fosse un percorso iTicket ancora all'epoca e avevo buttato lì una cifra a caso, boh, 50 iscritti, facciamo una media così, un tanto al metro, 50 iscritti che ci può stare nell'anno. Ma questo obiettivo, che lo rileggo adesso, non aveva assolutamente senso, zero senso, proprio nulla, quindi non ci sono arrivata assolutamente, anche perché i percorsi iTicket, che sono i percorsi quelli più grandi, elite con me, che quindi è il percorso 1-1 di mentoring, l'ho iniziato a inizio anno, mi sembra febbraio e marzo, e all'interno sono arrivate non 50 persone, sono riuscita comunque a coltivare le persone una per volta, perché proprio è seguire passo per passo, incontro dopo incontro, quindi serve un tipo di prossimità, di attenzione molto specifica, e fare 50 persone all'anno è fuori di testa, cioè no, non è proprio gestibile, non ha senso, per questo che vi dico non ha senso. E lo so adesso perché ho lavorato tanto di formazione l'anno scorso, quindi questo non aveva proprio senso come obiettivo, quindi quest'anno non ci sarà nulla del genere.
Andiamo adesso agli ultimi due obiettivi che vi interesseranno molto. Gli ultimi due obiettivi erano, anzi sono dedicati alla parte di, ok, di entrate, ma quanto hai fatturato? Ma quanto quest'anno, no? E qui andiamo proprio a prendere, apriamo questa parentesi un attimino in maniera veloce, poi la andrò a sviscerare nella seconda parte di questo video. Allora, mi ero messa come obiettivo mantenere spese uguali, ma crescere il profitto. E ho scritto almeno di 20.000 euro. Avere almeno un profitto di 20.000 euro, perché l'anno scorso, se lo avete visto, ero a 5.000. Io ero riuscita alla fine, tutto sommato, tutto quello che avevo fatto in un anno, a guadagnare ben 5.000 euro. E quindi, insomma, è un po' il magone, dico, cavolo, ho lavorato così tanto, ho fatto una gran fatica, sono sempre stata lì, stress, fai, lavora, però per cosa? Per 5.000 euro. Ero tipo, insomma, qualcosa non mi torna, no? E quindi questo devo dire di esserci riuscita a mantenere le spese uguali, poi andremo a vedere bene, andiamo ad analizzare un attimo il tutto, ma ho cresciuto tanto il profitto, tanto tanto l'ho raddoppiato, quindi cioè tanta roba. L'altro punto era quello di avere, mi ero messa come obiettivo, media delle entrate mensili, quindi di guadagnare al mese almeno 3.500 euro. E anche questo posso dire di check fatto e anche superato, dir la verità. Quindi di questi due sono davvero 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 felice, ma perché a monte ho fatto un tipo di lavoro più strategico, ho ottimizzato tutto, insomma, potrei parlarvene tantissimo e un pochino ve ne parlo nella masterclass gratuita che andrò a fare il 18 di gennaio, quindi lì dentro ci sarà un po' più questa cosa. Se volete ovviamente che ve ne parli di più, vado un po' nello specifico, su video del genere fatemelo sapere nei commenti così so che andrò più a parlare anche di questo argomento qui. E adesso passiamo invece agli obiettivi personali che mi ero data nel 2023. Sono solo tre obiettivi, quindi su questo sarò molto veloce e anche questi alcuni fanno un po' ridere, ma vabbè. Punto numero uno, e magari già lo sapete, mi ero prefissata di leggere almeno 40 libri e non ci sono riuscita, come l'anno scorso, stessa identica cosa. Non ha funzionato, sono arrivata a 33, ma va benissimo, perché poi l'andrete a vedere nel video che uscirà dedicato ai libri che ho letto quest'anno. Mi sono concentrata molto di più su libri che sono saghe, fantasy, eccetera, più di piacere più che altro che di studio. In questo caso, per lo studio, per la formazione, ho usato dei corsi quest'anno. Difatti, il punto numero due, che è assolutamente check fatto, era quello di seguire all'incirca 20 masterclass o corsi di formazione in quest'anno, nel 2023, e penso di averne fatti anche di più, penso di averne seguiti di più, corsi vari, masterclass, eccetera, ed è tutto questo che mi ha permesso di crescere, di lavorare tantissimo. Ho investito molto su di me, ho ottimizzato le cose. Nel 2023 la cosa importante era l'energia che trasmettevo. Io partivo da uno stato di serenità, tranquillità. Non uno stato di stress, di ansia, oddio, devo arrivare a fatturare a fine mese, devo riuscire almeno a fare così. No. Per il punto numero 3, a quanto pare ho perso il video, quindi adesso ve lo registro mentre io adesso sono la Kate che sta editando il video. Quindi il punto numero 3 era 10 giorni di ferie e di stacco totale consecutivi, no? Questa era la mia idea e ovviamente non sono riuscita a farlo perché io non lavoro bene in questa maniera qui e anche quest'anno le mie giornate di ferie sono state poche, un pochino random, messe in qua e là, ma sicuramente non sono riuscita a fare 10 giorni continui di ferie, proprio di totale detox, stacco, no? Ma è un qualcosa che vorrei riproporre sicuramente. Eccoci ora alla parte che non vedevate l'ora, anzi è il titolo più che altro del video, quindi dedicato a quanto ho guadagnato nel 2023 come imprenditrice mistica nel mio secondo anno di business da imprenditrice, appunto, come partita IVA, ditta individuale in regime forfettario. Quindi secondo anno, com'è andato? Andiamo un attimino a fare un recap degli altri anni, perché ho iniziato a luglio del 2021, quindi a metà anno, verso l'estate. Poi il mio anno intero, come dicevo, il mio primo totale anno intero è stato il 2022, il video che appunto avete qua che potete riprendere. E poi le cose sono andate un po' così. E quindi ho detto, ok, vediamo quest'anno com'è andato questo 2023. E vi posso anticipare che è stato un wow enorme. Cioè, ma non è stato un wow così come dire, ma cavolo, magicamente è successa questa cosa. Magicamente un par di balle, proprio no. È stato tanto lavoro, tanta strategia, tanto risistemare tutto e mettere in dubbio quello che avevo fatto.
Quindi anche questo non è semplice farlo, però vi dico, porta i suoi frutti. Quindi anche questi video sono super utili per questo motivo. Allora, andiamo subito a fare un recap. Quindi partiamo. Io adesso guardo qua perché ho il computer, voi lo leggerete qua sopra. Vi faccio vedere, andiamo a vedere questa tabella cosa significa, cosa ci va a dire. Partendo dal 2021, vediamo total out sono le spese, total in è quanto ho fatturato e però poi c'è il profit, profitto il guadagno, quindi facendo ovviamente uno meno l'altro, è molto semplice. Base, 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 perché anche qui ho bisogno delle cose semplici, pulite, senza troppe rotture di scatole, proprio io di nuovo, sapete come sono, così. 2021, vediamo la tabella, quello che è uscito, le spese nel 2021, quindi solamente in 6 mesi, quindi consideriamo proprio i 6 mesi. Sono state di spese di 8.200 euro circa e le entrate sono state di all'incirca di 11.300 euro. Quindi su per giù il profitto è stato di 3.000 euro in quei primi 6 mesi. E quindi dici, ok, ci sta, primi 6 mesi, un attimino tutto così, ok. Secondo anno, nel 2022, che è lo stesso come potete vedere dal mio video, ero felice di quello che avevo realizzato perché comunque era un sogno per me mettermi in imprenditoria, essere indipendente, creare un qualcosa di mio, avere i miei orari, gestire tutto. Io amo gestire le cose, non sono brava a seguire le regole degli altri, ho bisogno di crearmi le mie regole. Quindi per me questo era il mio mondo, è la mia indole, conoscendo il mio tema natale, vedevo come io risplendo in tutto ciò e invece mi sento in gabbia limitata quando sono sotto qualcun altro, quando devo lavorare per qualcun altro. Per cui sapevo che per me questo sì era un salto nel vuoto, ma era un salto nel vuoto in cui andavo a fidarmi di me, stavo puntando su di me. Perché sapevo che erano le mie, era dove io potevo brillare. E quindi ho detto, ok, ma anche qui non entro in questo discorso. Andiamo ad analizzare i dati, quelli che già avevamo nel video scorso del 2022. Quindi nel 2022 le uscite, quindi le spese, erano state di 18.000 euro e invece le entrate erano state di all'incirca 23.000 euro. Quindi vedete che il margine di profitto era molto, molto, molto basso. Il guadagno che ho fatto in quell'anno lì, quindi l'anno scorso, è stato di 5.000 euro, che se lo mettiamo a confronto è pochissimo, è davvero poco perché è uscito tanto, ma non è che poi sia entrato così tanto altro. Lo vediamo proprio dai numeri, cioè non vi metto neanche le percentuali perché si vede a occhio questa cosa. E se andiamo a vedere con l'occhio la riga sotto, nel 2023, le cifre sono diversissime, cioè c'è proprio un margine di profitto che, come lo vedete, è diverso, adesso lo analizziamo. Quindi, nel 2023 le cose sono cambiate. Quindi, le spese, e adesso vi spiego anche perché sotto ci sono due righe. Praticamente, nel 2023, le spese che ho avuto sono state più o meno simili, sono rimaste sempre sui 20.000 euro, 24.000. Ci sta, perché comunque è cresciuto tutto, quindi 24.000 euro di spese e però le entrate sono state di 50.000. L'anno scorso erano di 23.000, qui sono 50.000, praticamente un pochino più del doppio. Se eravamo da 23.000, fai 25.000, 50.000 è il doppio. Quindi le entrate, il fatturato è stato il doppio che ho fatto esattamente il doppio, e però è il guadagno che è diverso. Se l'anno scorso, 2022, avevo guadagnato 5.000 euro, qui ne ho guadagnati 26.000, 26.000 circa, 26.500 circa, no? E quindi 5, 25 è un 5 per 5 per 5 fa 25. Quindi il profitto, il margine di profitto è stato di un per 5 per, è tantissimo, è un botto, sono molto felice di questa cosa. E in realtà, come mi avete insegnato l'anno scorso nei commenti, perché io leggo tutto e mi ricordo tutto, mi avete detto, guarda che tu nelle spese in realtà metti troppe cose, metti anche le tue spese personali, non le dovresti inserire lì, perché qua si tratta comunque delle spese del business e basta. Quindi quest'anno ho fatto la combo. Qua sotto vedete che infatti ci sono altri dati in cui le spese totali sono di meno perché ho tolto le mie spese personali, che io però a me piace inserirle perché comunque il mio ufficio è dove lavoro, è a casa. Per cui tutte le spese di wifi, elettriche, energia e tutto comunque per me c'entrano sempre dentro lo stesso. Quindi ho diviso le due cose e quindi togliendo le spese personali, le mie spese totali nel 2023 solamente per il business sono di 13.800 euro. Quindi con solo spese di 13.800 euro e l'entrata è sempre quei 50.000, il mio guadagno è di 36.600 circa euro. Quindi vedete come sono 10.000 euro in più.
E quindi se vogliamo metterla in questa fase, in realtà ho guadagnato ancora molto molto di più. Però io preferisco l'altra perché ancora per il momento, avendo appunto come vi dicevo l'ufficio a casa, preferisco inserire anche le spese personali lì perché per me è più semplice. Però ho voluto darvi la opzione doppia, anche quella più esatta, così potete vedere il tutto. Quindi devo dire che sono estremamente felice del lavoro che ho fatto perché ho iniziato a vedere davvero i risultati, ma dei risultati che permettono, vediamo come non è per forza una crescita lineare, ma può davvero diventare una crescita esponenziale. Però bisogna che impariamo A a gestirla, A a mantenerla, B a mantenerla, C a dire ok, dove voglio andare adesso? Qual è il prossimo punto? Per tutto questo non è un caso che io stia portando avanti sempre di più il discorso business mistico perché vedo come è un po' la mia zona di genio, mi piace, mi diverte, non la sento per nulla pesante, per questo appunto che faccio i percorsi di mentoring. Ritornerà Mystic Biz, ritornerà, anzi, entreranno i percorsi di mentoring di business, quindi di business mistico di gruppo. Questa è una cosa nuova che arriverà in quest'anno. Ma detto questo, abbiamo già questa cosa, io per ciò che ho raggiunto quest'anno sono davvero 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 felice, non vedo l'ora di mettere gli obiettivi per il 2024 che vorrei raddoppiare. Quindi adesso andiamo nella parte veloce per quanto riguarda gli obiettivi del 2024, ve li leggo. Eccoci qua all'ultima parte, la parte numero 3 di questo video in cui ti vado a raccontare un po' quali sono gli obiettivi del 2024 per il business che mi sto inserendo. Quindi per questo nuovo anno gli obiettivi principali, punto numero 1, è quello di arrivare ad avere delle entrate mensili costanti fra i 10.000 e i 20.000 euro al mese. Quindi sto sparando abbastanza alto, ma neanche troppo, a dire la verità, perché comunque 10.000, i 5.000, 6.000 ci sono arrivata al mese, quindi vorrei adesso mantenere questa costante. Ho messo queste cifre perché l'altro obiettivo è quello di duplicare il fatturato annuale. Quindi, se quest'anno sono arrivata a 50.000, prossimo anno vorrei uscire dal forfettario e arrivare verso i 100.000 euro. Su per giù, 100.000, 110. In quella zona lì mi va molto molto bene. Per fare questa cosa richiede un certo tipo di lavoro dietro strategicamente, anche a livello di energia, a livello di ok. Per questo gli altri punti che inserisco per me importanti sono obiettivi di avere un business per il 2024 che sia smooth, quindi morbido, che ci sia morbidezza, che sia però anche exciting, quindi esilarante, divertente, che mi porti sempre quella gioia, no? E che sia anche un miracolo. Quel miracolo di dire ok, è possibile fare delle cose anche senza senso, delle cose che non hanno senso a vedere con questi numeri, eppure è fattibile, eppure è davvero fattibile, questo è il bello. E soprattutto mole di lavoro, di lavorare un 60%, ma di riposarmi un 40%, ricaricare le energie, vivere, fare esperienze, che per me questa è sempre la parte più difficile perché io sono una un pochino workaholic, se non l'aveste capito. Mi piace lavorare, mi diverte, quindi non lo sento come un peso, però sento la necessità di. So benissimo che per fare queste entrate mensili, per arrivare a fatturare così tanto, mantenendo all'altro punto un margine sempre alto, quindi più del 70% mensile, per arrivare a questo c'è bisogno di staccarsi, c'è bisogno di lavorare di meno. Sembra un controsenso, ma vi assicuro che è così che bisogna fare. E per me questo sarà un po' lo sforzo, sarà un po' quella sfida. Per me sarà assolutamente una sfida quest'anno, cercare di lavorare di meno, fatturare sempre di più, ma prendermi del tempo proprio per vivere, rilassarmi, studiare, fare altro, proprio staccare, no? Vedremo, vedremo. Poi, gli altri obiettivi che mi sono messa è quello di avere il primo collaboratore o collaboratrice nel team. In questo caso sto cercando una virtual assistant, quindi un assistente virtuale con una mente però da project manager. Lo so, è chiedere un pochino, ma non è chiedere così tanto. Ed è la primissima cosa che sto cercando per darmi una mano. Quindi, se vi sentite richiamati da questo, scrivetemi giù nei commenti, anzi scrivetemi via mail, così vi risponderò assolutamente e possiamo vedere questa cosa, perché so che fra voi ci sono persone assolutamente competenti. Poi, l'altro punto principale del business, per me questo è l'altra parte del mio cuore, che ho messo un attimino da parte, che riguarda la fotografia e il blogging. Quindi di 35 mm InStyle, che è il mio vecchio blog, quello da cui ho iniziato tutto, che vorrei riprenderlo. Vorrei riprenderlo in mano e quindi riprendere la parte di lingua inglese.
in questa parte di fotografia, parte di crescita personale, ma parlare al mondo anglofono, riprendere in mano il mio blog, il mio vecchio blog personale in cui racconto queste cose qua. Come vi dicevo, in lingua inglese, quindi Rising Wild rimarrà sempre in italiano assolutamente, però riprendere anche questa parte qui. Per me questo è uno dei più attivi, questo è il mio obiettivo cuore dell'anno, questo per me sarebbe proprio, ok, mi piacerebbe tanto, tanto, tanto. Ok, passiamo ora a leggere invece gli obiettivi per quanto riguarda i miei social media principali, che sono YouTube, Instagram, TikTok, e poi non è un social media, ma rientra in questo ambito, lo inserisco qua, quello della mailing list. Allora, YouTube vorrei che diventasse il mio focus principale, nel mio cuore, e quindi ho iniziato da lì e vorrei proprio metterlo come proprio piattaforma principale. Il primissimo come obiettivo è quello di arrivare a 2 video alla settimana, pubblicare 2 video alla settimana, quindi essere più presente qui, con video anche più corti, eccetera. Comunque essere qui presente e mantenere di più la mia presenza su YouTube, come si vuol dire, così da arrivare a 20.000 iscritti, questo è il desiderio, e più, quindi aumentare di 500.000 le visualizzazioni. Vediamo, questo è un po' l'obiettivo. Punto numero due è particolare, riguarda TikTok e Instagram, che saranno i miei social media secondari in cui accresco un po' il pubblico, e non voglio mettere un obiettivo specifico ancora per adesso perché ho bisogno di semplificare la strategia e rirenderla divertente, perché sono arrivata a quella fase adesso di momento di noia, di ok, mi serve un po' una scossa, un qualcosa di nuovo, devo rimodernare il tutto e far sì che io mi ridiverta a utilizzarli. Questa è un'altra cosa molto importante. Quindi l'obiettivo numerico è, l'ho messo fra parentesi, in divenire. Arriverà nel corso d'opera, perché come vedete, anche negli obiettivi che avete visto all'inizio del video, dall'anno scorso ad adesso, è più semplice ottenere degli obiettivi quando sono numerici, ben specifici, ben chiari, entro un determinato tempo. Quando invece sono un po', detto così, un po' vari, variegati, un po' liberi. Sì e no, dipende. In questo caso io sento la necessità di lasciare libertà gli obiettivi per Instagram e TikTok. Devo prima fare un altro tipo di lavoro a monte, risistemare questo. Quindi non voglio mettere degli obiettivi per adesso. Per quanto riguarda invece la mailing list, potete leggere superare i 10K di iscritti, 10.000. Dopodiché ho messo dei punti, degli obiettivi che sono più che altro dei sogni, e li ho messi come press events, come Vic, Susie e Amelia, che sono le British YouTubers che io seguo tanto. Poi altro sogno, hotel staycation for free, come Lidia, e significa appunto stare in un hotel nella propria zona, vicino a te, promosso gratuitamente. In realtà nella stessa zona no, staycation lo preferirei all'estero, a dire la verità. E poi sogno, questo non vedo l'ora di farlo, 20 giorni di lavoro dall'estero, precisamente in un cottage inglese, se è nelle Cotswold, ancora meglio. Passiamo ora a vedere gli obiettivi personali per il 2024. Non ne ho tanti, ma sono belli specifici. Allora, obiettivo numero uno, dato che sono 2 anni che rimetto 40 libri da leggere, stavolta basta. Metto come opzione leggere 30 libri all'anno. Tanto su questo so che ce la faccio senza problemi. Dopodiché ho un attimino diminuito il seguire invece che 20 masterclass, circa 10 masterclass o corsi di formazione, qualcosa di specifico, di ciò di cui ho bisogno. Intensivi, mi piacciono le cose intensive, che non devono essere iperlunghe, ma sono concentrate, proprio perché valuto tantissimo il tempo. E difatti l'altro obiettivo che mi voglio inserire è quello di più tempo libero, e mi sono scritta per davvero, perché mi conosco, con palestra, salute, viaggi corti e lunghi e relax. Quindi so che ci sono tutte queste cose, li dovrei proprio aprire in punti molto più specifici, ma questo è il grande obiettivo per me, questo qua personale, il più grande obiettivo. Dopodiché viaggi ed esperienze, lo sapete che non c'ho la Z, luxury, quindi comunque con quel tocco di comfort, esperienza bella, elegante, a me piacciono quelle cose lì. La mia Venere è in Toro, quindi c'è poco da fare. Io non sono persona da nomadismo digitale, non è il mio, nomadismo in generale proprio, non è il mio modo di essere, per favore, no grazie. E apprezzo un sacco chi lo fa. Cioè, mi ispira bellissimo, ma so che non è per me. Per me è tutto un altro mondo. E quindi questi sono gli obiettivi. Per
Per cui questo è un po' il recap di quanto ho fatturato quest'anno nel 2023 e quali sono poi gli obiettivi per il 2024. Fatemi sapere qua nei commenti cosa vi sembra, eccetera, se volete che vada più ad approfondire il discorso che è come sono riuscita ad arrivare a fare questo cambio, come avete visto dal 2022 al 2023. E niente, perché sapete che mi piace parlare di queste cose e ci tengo sempre a fare questo video che, come ben sapete, non è per vantarmi, non c'è nessun tipo di questa cosa, è per mettere a disposizione, per farvi vedere quanto sia davvero possibile se si lavora a monte, se si crede in se stessi, se si fa un tipo di lavoro, se si inizia a sistemare tutto. Le cose poi davvero succedono se iniziamo noi a fare i primi passi. Quindi questa è un po' l'idea, soprattutto perché parlare di soldi, di denaro, di fatturato è sempre un qualcosa di estremamente tabù. In Italia ancora tanto, tanto tabù e a me sta cosa mi sta qui, non mi piace. Vorrei invece che diventasse molto più libero, aperto parlare di queste cose, perché il bello è proprio condividere assieme per cercare di crescere, ognuno nella nostra maniera, di cercare di dare il meglio di noi, di ricevere il meglio dall'universo, perché l'universo dà tutto a tutti. Sta a noi decidere se accettare queste cose o meno, e tante volte inconsciamente, per quello vi dico che il lavoro da fare è a livello interiore, si inizia da lì. E nella masterclass, quella Money Mindset dedicata con lo studio dell'astrologia per pianificare il 2024, andiamo a parlare di queste cose. Quindi in descrizione trovate tutto e sapete sempre che se vi interessa questo mondo, volete essere seguiti da me nei percorsi di mentoring. Sapete dove trovarmi? Sul sito c'è tutto, c'è proprio la pagina dedicata a mentoring e poi c'è il Mystic College che quest'anno aprirà con tutti i corsi, anche quelli di business mistico. Per cui niente, adesso sto zitta, ho finito e buon anno, ancora buon anno e vi auguro il meglio per questo 2024 che riusciate a creare, ad arrivare sempre più vicino ai vostri sogni.